Sono stati presentati oggi in conferenza stampa all'Aquila i risultati del progetto GEA sulla gestione dell'emergenza in Abruzzo. A incontrare i giornalisti, il direttore generale del Formez, Marco Villani, e l'assessore alle attività produttive del Comune dell'Aquila, Marco Fanfani. Da quella terribile notte del 6 aprile del 2009, il Formez si è sentito subito coinvolto, attivamente ed emotivamente, voglio dire con opere concrete, rispondendo subito con il nostro call center, che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla funzione pubblica, alle richieste dei cittadini e poi cominciando a riempire l'Aquila di piccoli uffici che andavano incontro alle richieste dei cittadini. È stato per noi una fusione del nostro tessuto professionale col tessuto sociale dell'Aquila e ci sentiamo un po' cittadini dell'Aquila. In questo triennio abbiamo vissuto la fase dell'orgoglio iniziale, la fase dell'abbattimento e speriamo però di continuare a lavorare a una fase della ripresa, perché siamo convinti che ci sono le potenzialità per una ripresa seria del tessuto economico aquilano e anche un graduale ritorno alla normalità, perché di questo ce n'è bisogno. Dopo i primi sforzi iniziali, dopo una forma di, non voglio dire di abbandono, ma comunque di minore attenzione sull'Aquila, perché così è stato in realtà, perché poi la convergenza, la triste convergenza economica internazionale ha fatto venir meno alcuni impegni assunti sull'Aquila, ma noi, come Formez, come voluto espressamente dal ministro Patroni Griffi, siamo in prima linea in Abruzzo per dare una mano non solo ai cittadini dell'Aquila, ma a tutti i cittadini del cratere. Iniziative, gli interventi che attivati per la ripresa delle attività sono stati molteplici, dagli indennizi evidentemente alle rilocalizzazioni, ai fondi di garanzia per i prestiti delle attività produttive. E questo studio serve naturalmente per tirare la linea, capire la mortalità delle iniziative delle attività produttive, per capire quali di nuove invece sono nate, come si sono collocate sul territorio, quali sono le aree di questa nostra città che è oggettivamente ancora, stante l'attuale viabilità, divisa in due e quindi quale possa essere lo sviluppo che noi dobbiamo ipotizzare per dare un servizio alla nostra città.